Ah, sì, devo parlare con Benigni. The toy my parents made me. We had just watched one of my favorite films. I've always, so I, you know, thank you for the. I always. Might I have a moment? Ah, good. You see, I too have been awakened. He had no one, a puppet, but even you, please. At the house of an. Bella, Arthur Hanks. Oh, dobbiamo iniziare a fare sta sezione. Oh, la visita di moda cambia addirittura tutto. Cappanime. Questo probabilmente è il pezzo che preferisco di meno di tutto il gioco. È veramente un pezzo che non mi fa troppo, non mi piace troppo. Devo dire la verità. Poi ci sono modi per migliorarlo, è che è pieno di trappole e di roba artificiale. La verità anche che comunque da quando uso il puppet. Questo qua, la fanculo. Il bounce veramente in suo gioco è insopportabile. Va un po' me. Rispetto a Dark Souls, questa è una domanda molto pericolosa da porre. In realtà io non penso che sia troppo difficile fare il paragone con Dark Souls. È sicuramente diverso come gioco. Fa alcune cose, diciamo che al massimo potrei paragonarlo più con un Bloodborne o un Sekiro. In realtà se più lo, fa le cose abbastanza per conto suo. Ha un bel RPG, potrei dire che probabilmente a livello di RPG siamo anche sopra un gioco From. Perché comunque i giochi From sono principalmente solo statistiche qui. Divi un po' più dentro le classi, quindi ovviamente già questo lo rende comunque uno titolo di qualità se siete interessati a questo genere. Come combat system i giochi From sono chiaramente superiori, e su questo c'è poco da dire. Grafica, From ancora non ha rilasciato veramente un Souls-like next gen, quindi diciamo che questo gioco è fatto su Unreal, Elden Ring è il loro engine proprietario. Ci sono un po' di cose che chiaramente From può ancora migliorare sotto quel punto di vista lì, ma è semplicemente perché devono rilasciare su console meno potenti, ragazzi, è semplicemente questo. Quindi ci sta, e adesso sono chiaramente giochi più vecchi, infatti il prossimo gioco From, quello spaccherà già di più, io credo anche che cambieranno engine e bla bla bla. Lore, eccetera, From sono superiori, ovviamente, anche se la narrativa qui di Lies of P è un po' più fleshed out. Quella dei giochi From è definitivamente scritta in modo un po' più profondo, ovviamente anche strutturata in modo diverso. Su questo non c'è troppo da dire. Quindi, però la cosa è questa, dico, non è troppo giusto paragonarli perché overall io credo che loro facciano semplicemente qualcosa di diverso. Non sono necessariamente migliori o peggiori. Però, ripeto, comunque stai giocando nel campo del gioco di From, quindi i Souls-like sono il cup of tea di From. Se lo paragoni in modo diretto a Dark Souls, è chiaro che Dark Souls è un gioco che è superiore in questo senso, no? Non sono ancora nati coloro che battono From Software ai loro stessi giochi. Level design è fatto veramente bene, questo sì. Level design non è...
Non è a livello di Dark Souls 1, però è fatto veramente bene. E dico che solo una cosa, non è a livello di Dark Souls 1 per una sola ragione, che comunque questo gioco è lineare. Nel senso che ci sono posti opzionali in tutte le aree di gioco, ma non ci sono aree intere di gioco diverse. Quindi quel senso di, ah, mi sono perso, mi sono trovato in una parte completamente nuova che non mi aspettavo, difatti non esiste. Ed è per questo che su questo, comunque, legge ce l'ha ancora fortemente From. Detto questo, le mappe in sé, i livelli singoli in sé sono fatti veramente bene. Io penso che non ho mai visto un Souls-like non di From fare così bene questa parte qui. Di solito sul level design falliscono un po' tutti. Invece Lies of P, ripeto, per quanto sia più streamlined, ed è vero, lo fa bene. L'hanno fatto bene. Funziona. Funziona e funziona come giochi From. Cioè che mappe che si incastrano, ritorni dove stavi prima, poi vai dopo, poi ti ritrovi tipo. Ritorni a un certo punto e dici, cazzo, sono tornato all'inizio, non te ne sei accorto, queste cose qua gli funzionano bene, sono stati bravi. Quanta merda, quanto è buggato. Questo attacco specifico intendo. Di male. No, le hitbox sono abbastanza precise, a parte sulle cariche. Le cariche sono veramente giganti. Tolte le cariche, però il resto delle hitbox sono abbastanza precise in realtà. Cioè non ho ragione veramente di lamentarmi sulle charge. Targhettando. Che cazzo fa? La strategia ha funzionato. Niente. È questo posto che ha buggato specificatamente. So che gli prende. Comunque la mia strategia ha funzionato. Il pagliaccio lì è andato. Addirittura. No, se l'avrebbero fatto l'avrebbero dato a pagamento. Sto parlando ovviamente di Girex, quindi quello che hai detto Girex. Non penso ci darebbero una roba del genere gratis. Qua c'è. Lead.
Bon. Lo staggera. Il tracking. Perché in questo gioco guadagni poche anime in New Game Plus. Ma qua siamo tornati con gli infetti degli alchimisti. Metterò Human Murder in realtà, ma io per... No, no, col cazzo, devo mettere questo per difendermi dagli... Sasageyo, Sasageyo. Bug. Facciamo una bella cosa. Pensi che i fitti abbiano per oltre più HP? No. No, penso proprio di no. Penso che alcune semmai alcune classi di armi fanno poco danno. Oppure che sono troppo veloci, tipo chiaramente ci sono alcune classi che sono meno consistent. Ma di certo gli afflitti non hanno pochi HP, cioè non hanno troppi HP. Perché la definizione di troppo è tipo, ah no, non riesco a giocare, invece è solamente una questione di abilità. Uccidete tutti con anche molta rapidità, con le armi giuste. Il set giusto. Ed è giusto che sia una challenge super hardcore endgame, quindi non accessibile a molti giocatori. È volutamente così quella sfida lì. So che ci avrebbero messo la cassa, una cassa qui in New Game più, ma a quanto pare no. No, secondo me no. Allora, è quello, è la gente che si aspetta di andare contro gli afflitti di Rise con preparazione minima. Se vai, ci vuoi andare con preparazione minima, prendi il cazzo, è giusto così. Quella non è una sfida adatta a tutti i giocatori, l'hanno fatta apposta. Se fosse tutto accessibile subito, il gioco sarebbe noiosissimo. Quindi no, no, non penso che sia ingiusto. Sono difficili, sì, sono tanchi, sì, si possono dibattere, assolutamente sì. 4. Guarda quanto è facile salire di livello qua. Veramente riesco a... Probabilmente questo sarà il primo Souls-like dove effettivamente puoi raggiungere il level cap in modo ragionevole. No. È anche vero che scali molto meno con ogni livello, insomma, ripeto, ok.
I'm not taking any chances. Col cazzo proprio, ragazzi. Non ricordo sempre, non c'erano drop strani che davano oggetti di reward qua intorno, no? Pare di no, mi ricordo di no. Sto per cadere a caso. Forse la nuvola mi causa il reaction. In realtà sì, Arthur Hanks. In realtà sì. Via. Perché infatti i livelli più alti gli danno più punti. E tutto l'attacco eccetera che prendi è moltiplicato per comunque il crit, l'elemento che prendi è comunque moltiplicato per la tua build, eccetera eccetera, quindi direi proprio di sì. Su questo veramente io non vedo alcuna forma di problemi. Ryze ha altri difetti, ma sicuramente lo skilling dei mostri non è tra questi. È più hardcore in endgame, è sicuro. Questo sì. Ma non penso sia un male, onestamente. Il giorno in cui Capcom farà la difficoltà baby su qualsiasi cosa è il giorno in cui smetterò di giocare. O comunque nel senso, il giorno in cui veramente mi trasferisco su Frontier per sempre. No? Se c'era, sì, c'era un drop lì. Ma non c'è alcuna cassa. Magari sì. Magari hanno aggiunto una cassa tipo. Ah no, sì. Vero, vero, vero. C'è questa sezione. Ciao Shino! Bella! Si è parecchio frontierizzato, boys. Ma ci hanno letteralmente lavorato quelli che ci hanno lavorato a Frontier. Oia che è frontierizzato. Bella Christ. Come va? Va tutto bene, si procede, si va, si farma, si grinda, si parte, si vola. Si accende il condizionatore perché ci sono 40.000 gradi. Vado ad accendere il condizionatore. Sarà sicuramente meno hardcore Monster Hunter 6. Perché sarà worldlike e l'avrà bilanciato il team della serie principale. Ve l'ho già raccontato il meme dei tizi che bilanciano in serie principale e quelli che bilanciano sulla serie portable secondaria, no? Che Monster Hunter ne esce uno tarato male, uno tarato bene, uno tarato male, uno tarato bene. E chissà perché la bellezza del 100% dei MH tarati male sono quelli del team della mainline. Il team principale
riesce a fare molto meglio il world building, la narrativa, gli scheletri nuovi e tutte ste robe qua. Ma a trarre il gioco, no. A trarre il gioco sono capaci, no. Mentre il team portable fa tutta roba più hardcore, bla bla bla, però, e sono molto più bravi a... sono molto meno bravi a fare storie accattivanti, eccetera. Infatti spesso nei giochi portable la storia è ridotta letteralmente al minimo, letteralmente. Ma sono molto più bravi a fare tutto il resto. Praticamente sì, Arturnex. Essenzialmente è quello che succede. Bella, Reri. Dio, adesso c'è la tipa. Sì, chiaramente ci sono alcune cose che sono poco accessibili. Le mostre hanno tanta vita comunque in Rise. Me lo ricordo molto bene, Atrex. No, ma non è vero, 100%. Ma mi lamentavo almeno dell'AI almeno una volta al giorno. Allora, per andare lì a prendere il quarzo, perché lì ci danno un quarzo, devo andare qua. But actually, non qui al bonfire precedente. Sapete che giocare al Frontier ha l'effetto collaterale che poi non vuoi giocare più a nient'altro. Buy some. Qua hai preso tutto, no? Buy some. Fai un po' pure la copia della palla. Thank you.
Sempre perché le armi pesanti in sto gioco sono molto scarse. Io veramente. Certe volte sembra che io e tutti coloro che fanno review di questi giochi giochiamo due giochi diversi. Tipo, in quale universo le armi pesanti sono più scarse delle armi leggere? Anzi, io appunto direi il contrario. Direi che le armi leggere sono troppo scarse. Veramente, a volte veramente rimango allibito. Who are you? Oh, our new Easy eyes, you like. Hope you like. A volte veramente. L'errore di disingaggio, no. Ah, Frontier è il miglior Monster Hunter. Anche più di Freedom Unite, ma di parecchio pure. Frontier è troppo superiore sotto tutta un'infinità di punti di vista che non possono veramente essere paragonati, perché è comunque un gioco che è stato sviluppato per 12 anni, è stato fatto per un pubblico hardcore, quindi alcune meccaniche e alcune scelte non si sono mai, diciamo, abbassate alla serie principale, se possiamo metterla così. Quindi... Frontier è superiore, Freedom Unite è il close second, nel senso, tolto Frontier è il miglior Monster Hunter. Allora, beh sì, se no puoi comprare il gioco e lo emuli. Mi raccomando, comprate giochi che emulate. Poi Freedom Unite merita tutte le vendite che ha. Allora, andiamo a fare uno dei boss più forti. Archipel Monster Hunter Now è molto Monster Hunter vero in realtà. È fatto comunque molto bene, eh. Allora, dobbiamo andare a affrontare un boss veramente debole ad acido. Quindi sicuro una delle cose che possiamo fare è mettere Pandemonium. Un'altra cosa sicuramente il Grindstone, mettiamo questo. E poi Per i talismani mettiamo danno contro attacchi consecutivi, danno contro gli umanoidi, vita plus 1000, bla bla bla. Se lei fa tuono, quindi ne fa pure parecchio, quindi tengo questo. Io sono abbastanza speranzoso per Lords of the Fallen, secondo me uscirà un bel gioco. Vedremo come andrà. Poi sì, la cartridge shock aumentato ce l'ho. Lei fa slash, quindi questo va bene. Questa qua, vabbè, whatever. Questa non importa, perché tanto mi importa avere la slash più alta possibile. Pietro, grazie mille per il follow. Ora, la vera domanda è... con quale arma andiamo?
Comunque capacity 100 non è sufficiente per alcune build. Comunque andare sopra il 60%, incredibile. Allora, per acido abbiamo l'ascia. L'ascia, la stabby stab, la lancetta oppure lo spadone. Lo spadone che si infonde di acido. Che volete vedere? Vi lascio la scelta. Chiaramente ognuno ha i suoi vantaggi. Lo spadone chiaramente c'ha un botto di stagger. Un set è forte. L'infusione ovviamente è solo quando usi le Fable, però le Fable non sono veramente un problema. Intanto cambio anche al volo una roba. Però già si è visto che è un po' più evoluta l'arceria in Lord of the Fallen, a dire il vero. Già da quello che hanno fatto vedere si vede. Rex, non mi tentare, maledetto. In realtà Lords of the Fallen esce al 13 di ottobre, per me ci giocheremo anche quello probabilmente. Ah, è vero, esplode, mi ero dimenticato, no. Lo accetto di aver sbagliato tutto. Lo accetto. È iniziata malissimo, meglio così. New Game Plus, questo è New Game Plus 2. Questo gioco, cioè, penso che abbia il New Game Plus più difficile che abbia mai giocato in qualsiasi titolo From, cioè... Nei vari titoli From, da New Game Plus a New Game più 1, più 2, sì, cambia un po'. Not as much. Raga, qua da New Game a New Game più 1 i boss ti tipo iniziano a one-shottare, hanno letteralmente la vita eterna. Se non usi tool è finita, basta. È anche la ragione, immagino, per cui loro ti fanno livellare così tanto e così rapidamente New Game Plus, anche se a un certo punto è veramente inutile. Perché sì, non ho la roba... Cioè... Però quando muoio così lo accetti e basta, dici ok, sono esploso e ricominci. Questa cosa mi dà fastidio, gli hitbox illegali. Bloccata. Maledetta. Adesso che è avvelenata prende un fottio di danno. Fase 2.
get me please. Teniamoci subito. Avere la nuke prima di cadere a terra in ripostamento. Lo perfect blocca. La perfect blocca, signori. Target me. Questo è un errore. Disrespect. Dai. Bella di un minuto. Consumables in questo gioco sono molto scarsi, sì. Sì, Domix, sì. Ma non mi ha targettato. Ci rimettiamo i nostri amici Charm, quindi abbiamo increase stamina, increase altre regeneration, immunità a tutta quanta l'apocalisse, massimo più danno quando abbiamo quella roba lì. Ah, posso fare anche più danno sugli umanoidi in quest'altra sezione se non sbaglio. Che mi può tornare utile. Questo non mi serve. E adesso andiamo a fare il vero tumore meglio, raga. Perché Manus, raga, è tipo la roba più del male. Quando l'ho fatto in New Game Plus, lo vedrete poi su YouTube quando verrà uploadato quell'episodio. Raga, è stato veramente... Lascia stare. Lasciamo stare. Oh no, Domix, è lo spoiler. Oh yes. Bello, Emir. Beh, fatto bene, Diomid. Ci
Cioè, comunque degli errori tecnici, secondo me, che avrebbero, se evitavano, era meglio. Ad esempio, non avere il Perry frame 1, che penso sia la cosa più che dà più fastidio dell'intero gioco. Se avevano il Perry, anzi a frame 0, no, frame 1. Ah, è vero, qui c'era un ambush, come tutto il resto del gioco, del resto. Sasageyo! Ah, sì. Na 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 na. Oh, e comunque ragazzi, ci sono ancora due talismani che non ho trovato. Io penso che in qualche modo me li sono missati. Incredibile. O stanno entrambi nell'ultima parte, però pure me li sono missati ed è la prima volta in 3 new game che misso un oggetto. Sarà veramente incredibile. E allora lì sarò molto contento di andare a vedere dove cazzo sono, perché non ne ho idea. Chaos, lo so che non mi posso sbilanciare perché sono troppo di parte, però... Voi sapete che non l'avrei mai consentito, cioè, sono io lei designer, quindi... Facile questa sezione col Sasageyo. Dovevo solo iniziare a giocare Attack on Titan, questa era la chiave. Ne 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 ne. Cazzo che ti togli da questa cosa. Aspetta, questa cassa però non me la ricordo. Oppure sì. Ah no, quarzo, sì, no, invece sì. Come fai a giocare Freedom Unite sul emulatore in modo lag? Devi comprare Freedom Unite. Lo compri il gioco. Poi in realtà se usi una ROM o no, a quel punto importa poco. L'importante è che tu hai una copia certificata del gioco. Altrimenti è come se l'avessi piratato. Tanto ormai Freedom Unite lo trovi anche a 5 euro, tipo niente di che onestamente.
cazzo staranno queste due casse? Sono un sacco, sono veramente curioso. C'è un muro invisibile, no? Sì, però la verità caos è che, cioè, non c'è modo per sapere se è effettivamente così o no. Però, quindi, basta almeno avere la copia, secondo me. Bye! Una coppia di S3, lol. Ottimo caos. Beh, questo potrebbe essere un problema. Non lo è, Darkrens. Ah, per la barrage, ah sì. Per la barrage sì, perché c'ha un colpo in più sui long. E sparare 3 long in Charged Shell fa più male, perché è come se sparassi tutti i long in Charged Shell. E c'ha 5 colpi. Oltretutto il fuoco Wyvern più forte, mi pare, anche solo su Rise. E quindi tanti danni. Cioè, è la somma dei danni tra... di quella roba lì che è più male se fa con la long. Ciao bello. Non c'è una cassa qui, no? In qualche modo per entrare in queste zone. Anche il Whimstake, sì. Però quello conta meno, perché tanto avrai l'altro tipo di... avrai comunque... non userai il Whimstake, ecco.
In teoria mi pare che mi dovrebbero mancare 4 quarzi quando è finito questo new game. Cioè 4 quarzi nel senso che ho preso tutto, cioè, ho sbloccato tutto tranne roba di 4 quarzi. Oh my god, oh my god. Brava. Alla prossima domanda, ragazzi, dovete rispondere molto bene, eh? Iniziate a pensare con cosa ammazzeremo Manus. Lui è debole acido, pure lui. Oh my god, oh my god. Devo prima prendere anche un'altra cassa. Dovrebbe essere l'esito. Ma la, per quanto comunque lo so che era inutile riaprirla, la riapro uguale. Perché non... Perché amuleti plus X non li mettono nelle stesse zone, li mettono in zone diverse. Quindi lo so già. Sarebbe stato inutile. Mi dimentico sempre di questo stronzo. Oh mio Dio, ma può arrivare fino a lì il tipo che esplode? Non pensavo che mi venisse fino a qui. Di una singola imboscata è gravissimo. Sì, effettivamente questa è imboscata the game, però questo è un altro discorso. Ah, oh mio Dio, ma qui c'è il, ma adesso c'è quel tipo cancerogeno. Vabbè, ma tanto però. Per recuperare Frontier fu rilasciato sul PC come gioco online per server. Sì, per recuperare Frontier puoi entrare nel... Se fai punto esclamativo Frontier, oltretutto dovrebbe... il bot ti dovrebbe dare tutti i link. C'è un server pubblico ormai. Dove puoi giocare a Frontier, la community è anche grossa. Ah, ok, è vero, qui lui fa putrefa, cioè lui mette... Mettiamoci questa. L'ho imploso. Tipo buono. Oro. Tipo i consumabili. Tipo, how to ora a strong enemy with the consumables.
Niente, mi sa che raga veramente vogliamo dire. Oh, quello può essere uno di loro. Oppure. Oh mio dio, mi sono dimenticato di questa imboscata. Quello non me lo ricordo. Di questo scrigno non me lo ricordo. Vediamo un po'. Pigeon Caliber. No, invece questo c'era e c'era anche in New Game base oltretutto. Pure questo che era un buon posto per pezzare la roba non c'è. Mi sono persi. Chissà dove cazzo stanno. Chissà dove cazzo sono veramente, raga. It's boss finale time. Eh sì, l'idea era quello di avere una sezione dedicata proprio a Frontier. Un giorno proprio. Comunque 3 o 4 slot. Dicevo altri 2 quarzi. Yes, questo qua non si può prendere, cioè perché non ci sono abbastanza quarzi in questo new game. It's boss finale time, ragazzi. Aha, e questa diventerà una bella arma subito dopo. Eh sì, Project Old Gen purtroppo è in pausa per... ragioni di vita, ovviamente adesso, però insomma è comunque un qualcosa che eventualmente vorrò fare. Non è un piano, cioè nel senso non ho dato update di essermi fermato su quella roba lì, perché ho ancora intenzione, sia se non lo fa Capcom prima o poi lo farò io. Oppure la mia speranza in questo è che, visto che per fare sta roba serve tanta gente e soprattutto gente che sa quello che sta facendo, magari il team di Frontier o questi qua, ci sono alcuni progetti old gen su altri giochi, magari quando loro hanno finito di fare tipo DOS così potrebbero joinare e organizziamo qualcosa tutti quanti insieme, ecco. Perché la potenzialità c'è.
Ora, Manus, con che arma lo famo? Ma Manus è debole sempre ad acido, a dire il vero. Ah, quindi dobbiamo usare l'ascia. Cioè l'ascia, sempre lo spadone, la spear a più 10, oppure in realtà potrei usare qualsiasi altra arma là in fondo. Cioè, questa è l'alternativa. Vuoi che lo faccio con questo stesso martellone? Per il disrespect? Che ne pensate? Grazie, grazie Accademia. Il martello piccolino? Questo qua? La katana infusa? Beh, si può fare anche questa. Possiamo fare anche un po' in realtà, eh. Potrei fare fase 1 katana, fase 2 con l'ascia. Tanto, anzi, forse è pure meglio. Beh, facciamo così. Facciamole entrambe. Sì, ma allora in New Game base anch'io l'ho annichilito a Manus. E in New Game Plus che è il male assoluto. Allora, lui non mette sta rossa normali particolari, fa danno blunt. Quindi. Strike. Poi, per gli amuleti, ovviamente. Doi, danno contro gli umani. Danno contro gli umani ce l'ho già. Per mettere anche straight up difesa, onestamente. Perché? Perché quel coso è il male. Ci piace sta line up? Direi di sì. Ah no, aspetta, no, questo non lo posso mettere. Devo mettere questo. Il manganello, sì, vabbè, il manganello anche è buono come arma. Per gli oggetti. Ma per gli oggetti ci mettiamo il cubo. Qui sotto, oltretutto adesso c'è uno slot in più. Questo vuol dire che finalmente posso arrangiarmi un attimo un po' meglio i consumabili. E qui sotto di consumabili ci mettiamo pellet, granatine. Sopra ci mettiamo infusioni acide. Ci mettiamo grinder e le infusioni. E sotto ci mettiamo il canister acido, volevo metterci. Per quanto riguarda il grindstone grinder, ci mettiamo Perfect Guard. Ah, non ho summonato. Vabbè, fa niente. È vero.
E questo è quello che dico, che io odio che non abbia il Terry Frame 1. E sono tutti robe che avrei bloccato se il Terry fosse Frame 1. Oh, l'ho bloccato con l'arco della katana, eh. Ok, fase 2, lo sbucciamo. E adesso lui diventa un tumore maligno. Adesso evoca la mano di Dio, è vero. E devo levarmi dal cazzo la roba che fa disruption. Vai. Mano, oh mio Dio, è vero, questo attacco cancerogeno. Arriva la mano di Dio qui. Oh no, la mano di nuovo. First try, fight me. First try! Silenzio! Devi stare proprio muto, Manus! First fucking try! In realtà questo, noi il boss finale purtroppo non lo combatteremo perché devo prendere il finale, finale quello lì dove do il cuore a Geppetto. E oltretutto non l'ho visto ancora, quindi... Sì, yes, first try, oltretutto sono estremamente sorpreso a dire il vero, non mi aspettavo che l'avrei fatto first try. Non me lo aspettavo proprio. Vedi questi qua, questi amuleti qua. Del +2 ho trovato solo questo. Ci dovrebbe essere questo amuleto e questo amuleto in versione +2 nel gioco.
Poi dopo vado a controllare dove sono. E adesso io devo dare il mio cuore. Vediamo anche questo finale così. Non prendiamo la scelta sbagliata. Give your heart. Sì, però esiste, quindi... Allora, volevo completare... Allora, sicuramente adesso vado a vedermi dove sono gli altri due charm. E volevo completare lo skill tree, volevo fare volevo rispeccare per farlo perfetto. Perché ho fatto un percorso sbagliato su alcune cose, chiaramente, perché l'ho fatto tutto di blind. Quindi non sapevo i perk che sarebbero arrivati dopo. Vediamo un attimo. Vediamo un attimo questo finale. Torno prima qua, sì. Ah, quindi il Nameless Puppet diventa me. Perché lì dentro c'era ovviamente il Nameless Puppet. Sì, esatto, Chaos, con 120 punti investiti, con 120 livelli in attacco inizia a fare un po' più di danno. Ecco qua. They all lived happily even after. Real boy. Ah, siamo tornati del crack. Però c'è ancora il braccio meccanico. E quindi sono comunque una sorta di marionetta ancora. Sporco di sangue. What? This finally feels like family. Ma che cazzo dici? Thank you for returning. Wait, hold on. Ma che cazzo? Well, this is truly the future you wanted? This is really fucked up. Ma che cazzo dice? Ho ucciso tutti? Ma che cazzo? Oh mio Dio, ma è super dark questo. È super dark questo finale. I have a final report on the... Torna a Krat, sì certo. Tanto comunque B. Non devo andare in New Game Plus. Ah, mi ha risettato la skin di default. Your wish is my command, Sir Carlo. What would you like to do? Hanno cambiato i dialoghi. You wish is my command. E non ho più l'opzione talk, oltretutto. Wait, what? Your wish is my command, Sir Carlo. What would you like to do? What the fuck? That's so fucked up. Questo è tutto, me li devo comprare tutti, quindi might as well.
Questi li ho già presi tutti, no? Sì. Questi li prendo soprattutto quelli advance. Questi qua poi muovo, poi li ricompro. No, vabbè. Ah, sono tutti sostituiti con dei burattini. Sir Carlo, oltretutto. È super fucked up questa cosa. Cioè, Geppetto ha sostituito tutti quanti con dei... con dei manichini. Bella accademia. E tutti gli effetti infiniti di Geppetto, sì. Cioè, hanno pure preso la sbatta di... ecco qua. Questo è l'altro trofeo. Find the story of one father. E con questo ho finito Lies of P e ho preso il platino. Yes! E l'ho platinato. Anche se non ricordo di questo gioco, mi sa che non ce la manco un platino. Semplicemente ho preso tutti i trofei. Però vedi, perché... I suppose getting the puppet and the brilliant disease under better control will turn the city back to normal. Remember, you have to be careful with your body, even though you are an organism, you react to ergo. Maybe it's because the artifact... still, you came back, and that one matters. No matter what others say, you are my son. No one will be in your way anymore. I'll build craft for you. Until then, please stay safe in the hotel. Your father... okay. Comunque vedi che, cioè, alla fine dice, ok, adesso Geppetto metto, adesso metto tutto a posto, capito? Quindi in un certo senso, nel bad ending, lui è un good ending. Ah, questa non la posso prendere se faccio questo finale. Sennò si vedeva che, sennò questa qua diventava l'arma, che ovviamente ho già preso. Ah, gli do un burattino? Ah sì, aspetta, non l'ho visto tutti. Ovviamente qua tu mi rifiuterai, no? Ah, invece no. Yes, questo è il vero achievement. Posso portarlo in giro? Ma pure, vediamo un po' se pure cosa, pure Giangio. Ah no, Giangio è proprio se n'è andato. Oh, che è successo? I had a good time. It's amazing to see a new brother being born. I hope you meet you soon sometimes in eternal line of time. Quindi quel tipo... della cosa era Giangio. Io pensavo Giangio che faceva tutto il timido. In realtà non era timido manco per un cazzo. In realtà lui già sapeva. Stava 200 step avanti a tutti quanti. No, in realtà ce l'ho qua su Steam. Su Steam ce n'ho 42 di 42, eh. Ce l'ho tutti i trofei. Tutti quanti. 42 di 42. Dice achievement 100%, quindi... che dove... ah, sì, dovevo vedere se c'era lì d'oro. Adesso mi vado a vedere, lo faremo live, ragazzi. Andiamo a vedere dove cazzo sono i due... LOL. Your wish is my command, Sir Carlo. LOL.
Incredibile. Ci sta anche il grillo? Che intendi anche il grillo? No, non penso. Ah, c'ho gli occhi anche diversi, mi sembra che c'ho, sono arancioni. Anziché essere blu. Questo è perché Arlecchino ha detto tipo... c'era la domanda tipo del... ma che tipo di puppet è il puppet di Geppetto? L'opzione corretta era killer. Cioè che Geppetto in realtà mi ha creato con l'intento di uccidere tutti, probabilmente. Allora, quello che devo andare a vedere, appunto, sono gli amulet. Perché, appunto, anzi... New Game Plus. Ovviamente utilizzeremo Fextra, che mi sembra che ce l'abbia le pagine. Ecco, allora, in teoria a me mancano questi qua. Strength Amulet più più... Cioè più 2 e Technique Amulet più 2. Ora andiamo a vedere dove cazzo sono. No, Strength Amulet più 2. The Strength Amulet più 2 can be found in New Game Plus Plus. E fino a qua ci siamo. In a chest in the tall room next to the Trinity Sanctum. Ok, attenzione. From the Arch Robbery Outer Wall Stargazer. Wait, ok, allora devo andare... Arch Abbey Outer Wall next to the Trinity Sanctum. Allora, attenzione, piano, piano, stiamo molto calmi. Allora, Arch Robbery Outer Wall. Ok, molto calmi. Questo è per lo Strength Amulet più 2 e dice c'è in una cassa, questo lo sapevamo. Nella stanza di fianco alla Trinity Sanctum, quindi che è dove è Arlecchino. Dove cazzo starò? Allora adesso riandiamo dove è Arlecchino. Ragazzi, questa roba qui secondo me... Sì, sì, sì. Ma sai perché ho notato sulle wiki di Fextra? È che tutte le informazioni che gli forniscono i developer ce le hanno subito, perché Fextra fa così. E poi le altre sta alla community. Che applauderà oppure no tutte le altre cose. Allora, dobbiamo ritornare nella stanza dove è Arlecchino. Ok, allora questo dovrebbe essere qua, no? Allora, questo, la zona è questa. Allora, quello che il gioco qui ha detto è che in una room next to questa zona qua. Ora, sopra, sotto, eccetera, non è che l'ha specificato. È in una room qui da qualche parte, ovviamente. Ora, il mio punto è che non è che ci sono troppe stanze in questa zona. Se devo essere completamente onesto con voi. Se ragazzi la vedete una stanza che misso, fatemelo sapere per favore. Perché così sennò ci mettiamo 400 anni per... Ma basta! Ora
Mi sto facendo tutti i piani per vedere se ho missato qualcosa. Se vuoi. Se vedete, ragazzi, qualche... Sto coso respawna? Non me l'aspettavo. Divertente. Questa è effettivamente una stanza. A destra. Ma lì l'ho già fatto però questa cosa. L'ho già fatta. Oh my fucking god, non ci avevo fatto caso. Come cazzo ho fatto a non vederla? Vabbè. Good to know. Come cazzo ho fatto a non vederla, ragazzi? Incredibile. Accetto il fallimento. I miei occhi non funzionano più come una volta. Ma che cazzo. Allora, e questo era uno. L'altro. Il Technique Amulet Plus Plus. Allora, questo dice: si trova in New Game più 2. Bla 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 bla. È ottenuto in a chest in the Black Rabbit Brotherhood Tower. From the Path of the Pilgrim Stargazer. E adesso allora andiamo lì. Path of the Pilgrim Stargazer, che è molto indietro in realtà. Ah, qui devo ancora parlare col tipo. Poi ci vado. Take the path to the right under the bridge and take the left through the tall wooden fence. Continue down the path to the stone bridge into the gates with the Black Rabbit Brotherhood banner. Head in the tower and carefully make your way down the platform. A chest can be found on a platform near the bottom. Ok, adesso lo vediamo con calma. Allora, take the lift down. Oh! Io faccio esattamente quello che dicevo. Questo c'è un lift e noi lo prenderemo e andremo giù. Step by step, step by step. E così vediamo quale pugno nell'occhio ho missato anche qui, perché io non sono sicuro a questo punto che ho missato qualcosa di assolutamente ovvio che ho già visto, no? Ok, perfetto. Buono, sono preso più. And take the left through the tall wooden fence. Ok, vabbè, magari allora prendo danno. Qui non vedo... Sì, innanzitutto questo c'è una tall wooden fence, ma è on the right, non è on the left. Però... Magari... Parla dello stone... Questo, dello stone bridge, quindi sarà questo... Secondo che pulisco i nemici qua in quest'area. Se no mi rompono le balle. C'è un cancello con un banner dei Black Brother, Black Rabbit Wood, Black Brotherhood, The Rabbit Brotherhood.
Allora, effettivamente qui c'è un ponte di pietra. Ed effettivamente lì c'è una banner che oltretutto è anche illuminato d'immenso. Scorpion, un attimo. Ah, get over here! Allora, attenzione. Abbiamo trovato il posto che, dove in teoria, che la guida in teoria parla. Ok, che è questo. Perfetto, no? Mi sembra abbastanza palese. Questo è il gate di pietra con sotto. Raga, continue down the path to the stone bridge. Ok, sto continuando il path to the stone bridge. Lo continuo. Lo continuo. Lo sto continuando. Ok, raggiungiamo questo simpaticissimo posto. In questo simpaticissimo posto mi dice continue down the path into the gates with the black. Ok, head into the tower, bene, and carefully make your way down the platform. Ma è quello che ho già fatto le altre volte. Dadde, non posso dare informazioni sul release date di Enotria. Non mi è consentito. No, ragazzi, la vedo da qui. No. No, non è vero. Come l'ho fatta a missare? Non è vero. Non è vero. Cioè, io sono cieco. Io non ho gli occhi. Io l'ho fatto questo percorso. Non ho gli occhi. Cioè, manco di occhi. È palese che io abbia un problema. Guardati, guarda lì quanto un pugno nell'occhio quella cassa. E niente, ragazzi, con questo fallimento nei miei occhi. Perché mi sento veramente un fallimento dopo aver mancato queste due casse ovvie oltretutto. Perché erano letteralmente on my face. Mi sfogo. Un video che dice che questo qua secondo loro è il posto di farming migliore. È assolutamente falso, by the way. Ci sono punti di farm notevolmente migliori di questo, specialmente più avanti nel gioco. Quindi io non capisco perché continuano a suggerire questo. Io oltretutto ho trovato uno che potenzialmente è anche fino a 3 volte più veloce di questo. Letteralmente up to 3 volte più veloce. Che dire? Che dire? Ah no, è vero, non devo tornare all'hotel, devo andare dal tipo. Quello che ti posso dire è che la primavera giapponese non è la primavera... Non è la primavera europea. Andiamo a trovare il nostro amico qui. E ora vi faccio... E adesso vi faccio vedere. Adesso ci puliamo tutto. Devo ancora controllare se ho effettivamente preso tutto il resto.
Cioè, tutte le cartridge a più 2. Adesso facciamo un controllo dopo che abbiamo parlato con il mio... col mio amico qua. Eccolo qua. I used to be a Trisha, had an ally, but the memory, something I survived. Did I go sight? The harm, Ivory probably does still. Nice loot, yeah? Okay, eccolo qua, questo qua manca. Quindi poi queste io le compro che so scontate. Quindi... adesso faccio fuori lui al volo, poi torniamo un attimo all'hotel. Diciamo che quindi ancora non lo sappiamo di Elden Ring. Sì. Un lasso di tempo molto grosso. Allora, andiamo a vendere le cose inutili, che tutti duplicati del caso. Non posso vendere più a Polentina. Gli posso vendere a Venignive. Your wish is my command, Sakara. Perché devo vendergli tutti gli anelli duplicati. Allora, più 0, più 1, più 1. Non mi serve. Più 0, più 1. Più 1, più 1. Non mi serve. Più 0, più 0. Questo non mi serve. Più 0, più 0. Questo non mi serve. Più 1 e l'altro più 1 ce l'ho equipato. Questo non serve. Più 0, più 1. Un altro più 1. Questo non serve. Questo è più 2. Più 0, più 1. No, più 0, più 0. Questo non serve. Più 1, l'altro più 1 l'ho equipato. Quindi questo non serve. Più 0, più 0 non serve, più 1 non serve, più 2, più 0, più 0, questo più 0 non serve, più 1, più 1, più 2, ok. Più 0, più 1, più 2, più 0, più 0, ok. Più 0, più 1, più 1, no. Più 0, più 0, cat, più 0, più 1, questi qua dovrebbero essere tutti quanti, questo no, questo è in più. Questa in più e basta. Ok, poi per il resto delle cose, controlli, questo è quello che faccio oltretutto, ho fatto offline tutte le altre volte per vedere se effettivamente avevo preso tutto. Niente, più 0, più 1, più 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, perfetto. Amuleti. 0, 1, 2, 0, beh, questi qua si vede perché non sono gruppetti di 3, questo sì, questo sì, questo sì, questo sì, questo sì, questo sì. Cartridges, più 0, più 1, più 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, ok, 0, 1, 2, 0, 1, 0, 1, 2, 0, 1. Di questo me ne manca, no, 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 il 2 ce l'ho equipato, never mind. 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, e l'ultimo... 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2
Questo New Game più 2 è finito. Intanto non ho letteralmente alcuna ragione di rimanere qui. Ah no, aspetta. Let me double check. Tutta la roba limitata è comprata. Queste non mi servono. Questa roba qua, vediamo un po' se c'è roba limitata qua.
No. In teoria, adesso, quello che si può fare, prima di andare in un ulteriore ciclo New Game Plus, allora con 8 Full Moon posso potenziare al massimo altre 2 armi speciali, che adesso vi faccio scegliere a voi, oltretutto, che per chi rimane vi faccio scegliere un paio di cose, e possiamo potenziare fino a 7 armi normali. Questa volta ho preso tutte e 7 le Full Moon, non le ho messate nemmeno una. Chiaramente le altre pietre le possiamo comprare, quindi non ci importa. E adesso appunto vi faccio scegliere. Allora, per quanto riguarda le armi speciali, allora, le armi che ho potenziato al massimo sono lo spadone, la katana, il martellone e la Proof of Humanity. Quelle che ci mancano da potenziare sono, ne possiamo scegliere appunto solamente 2 in questo playthrough, sono, vi faccio vedere anche i moveset, perché ovviamente poi potrei utilizzarli magari in qualche episodio così mentre aspetto Lords of the Fallen o whatever, right? Allora c'è la spada del boss, ovviamente non l'ho equipata, sono molto bravo. C'è la spada, quello lì del Master of Puppet, ha questo moveset un po' basilare, non ha alcun quirk, non ha niente di particolare, questo è semplicemente uno spadone. Ha come mossa speciale questo grande stomp che poi crea una OE dietro, che ovviamente fa molto comodo. Il pesante estende la lama, che ovviamente non è male di per sé. Purtroppo l'estensione non viene mantenuta, poi torna a essere normale immediatamente dopo. Però ecco, e quindi è uno spadone con parecchio range, e questo poi è un parry. Poi la seconda arma che non ho potenziato è l'ombrello, questo è un rapier, che in realtà non differisce quasi niente dagli altri rapier, eccetto che il secondo colpo dei pesanti apre l'ombrello e ha quindi un po' più di range. Ok. La special è un affondo, esattamente come un rapier normale, ma anche questo apre l'ombrello alla fine, e questo allora gli dà un po' più di range. E questo qui è un parry, anche se vi faccio vedere, questo qui è un parry. Non l'ho preso. Possiamo con un retaliate dopo, e costa più di uno, cioè un guard con retaliate. Ok. Poi, non altri quirk. Poi c'è questo che, oltretutto, è uno spadone che consigliano in tantissimi, anche se io non sono proprio totalmente d'accordo. Ha come quirk l'attacco caricato, questo che è un attacco molto forte, l'avete visto anche sulla clava, è molto forte. Levi sono comunque buoni, singoli molto forti. L'LB è la cosa particolare e praticamente estende il nostro raggio per un po' e altera anche leggermente il moveset. Il triangolo rimane, il triangolo no, se no il triangolo cambia, diventa quello lì di un prende di Napoleon, in realtà un punto di un'arma un po' più lunga. Umbrella run only, lol, glucosio. Poi andate, faccio vedere le altre. Poi c'è il tridente, che non mi pare abbia delle quirk particolari. No, esatto. Il tridente chiaramente c'ha stab, può crittare, questa è la cosa particolare. Il triangolo è un affondo che poi può essere eseguito da un secondo slam più forte. E l'altro attacco è un parry. Molto consistente, oltretutto è un'arma pesante, che relativamente pesante, che critta, e questo ovviamente in determinati contesti gli dà un sacco di danno. E il fatto che ha degli stab, e come avete visto in questo gioco, gli stab sono molto forti perché non vi fanno rimbalzare, e sono comunque molto buoni. Quindi questa è proprio un'arma buona in generale. Poi c'è la falce. Questa falce qua ha di particolare che sugli attacchi pesanti nello specifico c'ha un botto di range. Cioè guardate qua, guardate quanta distanza prendo, guardate l'illegalità. Poi il triangolo è... Scusate. Il triangolo è un clip che fa semplicemente tanto danno. E l'LB triangolo è una roba che pulisce tutti i nemici intorno. Chiaramente questa roba qua, con l'infusione poi elementale, è ancora più forte. Parlando di infusione elementale, appunto, la passiamo alla prossima, che è...
Robonai. Questo di, in realtà di base non è niente, non è niente di speciale. La cosa particolare di quest'arma è che, a parte sì, il triangolo base che di fatti è ranged, che è molto comodo, ma con l'LB triangolo diventa una motosega e guadagna multi-hit. Questi multi-hit ovviamente tutti applicano l'elemento, il danno diventa parecchio maggiorato, no? Ovviamente questo viene mantenuto quando lanciamo il boomerang, che fa ancora più hit. Quindi è molto molto forte anche questo con gli elementi. E l'ultima che non ho potenziato è il naso, la Golden Lie. Questo è semplicemente la polearm, penso probabilmente col miglior moveset del gioco. Un botto di attacchi, un botto di velocità. Ha questo colpo molto forte. E la cosa più forte che ha, in realtà, e penso che sia anche oltretutto in modo non ironico, l'arte più forte del gioco, ha questo attacco che praticamente, ragazzi, durante tutta questa durata voi state bloccando. Guardate. E voi siete in guard durante tutta la durata. Super utile la falce, sì. Quindi adesso io vi darò l'opzione di scegliere tra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 in realtà. Quindi lo facciamo in due round. Facciamo in due round, sì. Per l'arma speciale. Facciamo arma speciale. Mettiamo i vari nomi. Mettiamo appunto la prima, che è la Seven Coil. Intanto le potrei vedere in ordine anche oltretutto, perché lascerò questo screen. Poi l'ombrello. Poi l'Holy Sword. L'ombrello l'ho scritto proprio ombrello. L'Holy Sword. Il Trident. Oppure la Puppet Ripper. La Puppet Ripper. Vai, un minuto, subito. L'ombrello per il meme. Ci sta. E poi ci sono da scegliere 7 armi normali, quella è già più difficile. Nel frattempo vado anche al bagno al volo. Ok, eccomi. Allora, la vittoria l'ha avuto. Arma speciale. Fammi vedere un attimo. Sondaggi, che mi è sparito la...
Mi spirito la roba. Visualizzi i risultati. Il Trident. Attenzione, non me lo aspettavo. Attenzione, non me lo aspettavo. Il Trident. Ok. Con secondo il Puppet Ripper, oltretutto. Ok. E adesso, ovviamente, lo rifacciamo. Mettiamo di nuovo il Trident e il Puppet Ripper. Il Trident e il Puppet Ripper. E ci aggiungiamo il ventaglio. Il ventaglio, lo scriverò il ventaglio, perché mi ricordo il ventaglio di Kitana, questo coso. E il naso, che scriverò proprio naso. Round 2. Here we go. Il naso. Dai, ragazzi, è un naso. Cioè, è letteralmente un naso. You can't change my mind. Fate i seri. 101 voti per il naso. Oh my god. Perché è letteralmente il naso, oltretutto ve lo faccio vedere, perché mo il Sobledru non si può, non ho potuto riottenerlo, perché evidentemente se fai sto finale non te lo fa ottenere. Ok, allora ci abbiamo il naso e il Puppet Ripper, che sono i due vincitori. Perfetto. Abbiamo, perché ovviamente i vincitori sono due. Quindi volete proprio che io livelli il naso, eh? Mannaggia. Ecco. Boom. Il naso è stato maxato, ragazzi. E poi il Puppet Ripper, avete detto, che è questo qua. Quindi vai. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, buono. Perfetto. Ora ci sono la bellezza di 7 armi normali da potenziare. Sì, il naso fa un botto male, sicuramente sì. Per le armi normali ovviamente diventa più difficile, in generale. Su queste qua... E poi ovviamente alcune combinazioni sono le... tipo le combo, eccetera. Potrei... Ora, una di quelle che volevo potenziare di sicuro era questa. Solo per il meme. Guarda quanto è pesante. Guarda, orca puttana. Questa era quindi sicuramente una di quelle che volevo migliorare. Questa oltretutto nel setupato normale è proprio memica. No comment. No comment, veramente. Perché poi in realtà, no? Uno, tu dovresti potenziare le cose solamente in base al... ovviamente al non al moveset, ma alla... chiaramente se è blunt o no, e al triangolo base. Perché poi queste qua normali le puoi montare su ciò che vuoi. Perché, capito, il moveset può cambiare. Tu questo il moveset lo puoi mettere come ti pare. La cosa imbarazzante di quell'ascia con impunitura a caso veloce sta che ne tre cose. Vabbè, certo, sì, è gigante.
Quindi dici montare questa su una roba veloce. Tipo sul coltello, no. Deve essere comunque una roba slash. Tipo... il manganello. Ah, quindi mi stai dicendo che posso... se metto la... cioè, facciamo una prova. Facciamo una prova. Tu mi stai dicendo quindi che se io prendo... la puppet hand, che siamo tutti d'accordo a portare al massimo, no? Perché mi sembra sufficientemente memetica per portarla al massimo. Il manico della spada curva dei rovi. Quindi tu stai dicendo che questa con spada curva dei rovi. Come si chiamerà in inglese? Non lo so, però volevo provarla col manganello prima. Ah, yes! È vero, sta chiedendo 3 colpi. È a destra il manganello, ok. Vediamo, è assolutamente memetica. Ah, la Bramble Culver Sword, questa qui. Oltretutto posso anche ricomprarla, perché mi sembra che questa si shoppa. Non è male. Devo dire la verità, non è male, effettivamente. Come che disagio. La parte più bella è proprio fare queste combinazioni assolutamente ridicole. Sì, comunque dicevo che su queste qua, ma alcune sono un po' anche underwhelming, tipo questa qua. You spin me right round, baby, right round like a... Per certe non capisco nemmeno come potrebbero essere effettivamente utilizzate, no? Perché alcune sono più immediate, però vedo... ok, ma effettivamente quale applicazione ci posso dare? Manico del manganello e la chiave inglese. La chiave inglese ce l'ho già più 10 oltretutto. Ma infatti io l'avevo identificata la chiave inglese come veramente ridicola. Avevo già identificato che era veramente ridicola come arma. Ah beh, sì, giustamente, perché la chiave, perché il manganello c'ha la secondaria che dice che potenzia il prossimo colpo. Giustamente. Vero. Il manico è troppo forte. Sì, effettivamente se tu fai beam pairing con questo manico su praticamente qualsiasi cosa di medio pesante diventa totalmente ridicolo. Ma veramente clown, ad esempio, però dice solo il prossimo colpo, no? Quindi se è una roba multicolpo, no. Però quella roba lì è single colpo, ovviamente.
In realtà io perché l'avevo messa su questa? Ah, perché questo, io l'avevo messa su questa perché c'aveva... In realtà no, però non c'ha bisogno effettivamente. Questa era un po' più di range messa così. Un colpo seconda fase, un colpo, addirittura un colpo. Chiaramente ha poco range. Ah yes, 5k, sì, yes. Sto vedendo se staccavano. Ma immagino anche tipo, comunque se fai così e poi comunque fai un bel levi, esatto, sono comunque parecchi danni. Non... è il doppio, quant'è? Il doppio? 1007, che poi qua è difficile calcolare i danni perché fai lo stesso tipo di colpo e cambia sempre il danno. Fa 1007, quant'è poi? No, non è proprio il doppio, però è tipo almeno un buon 50%. Non ho i quarzi giusti. Ho tutti i quarzi. Che vuol dire che non ho i quarzi giusti? Caos, ce l'ho la roba in crisi, Fable Art, yada yada. Ce l'ho tutta quella roba lì. Ce l'ho letteralmente tutta. Ah, in quel senso, cioè sì, certo, inconsistency mod. Tu intendi quarsi tipo quella tipo se hai la cosa al massimo e se hai tutta la vita, allora sì, per fare le one shot build, vabbè, ma non è consistent. Quello è... immaginavo questo qua in realtà è da Commando Pro. Questo è buono da avere pure. Lascia il burattino. Sto usando con quel ma... sì, no, questa qua è buona di cosa. Non mi convince la lama non mi convince. Perché comunque questo qua non mi piace troppo di lama. Non c'è una buona speciale. No, se devo prendere un'altra lama che fa solo slash. O che comunque sia capace a fare slash. Tipo questa. Questa che andava lì. Qual era la speciale? Ah, pure questa era buona, sì. Si può montare? Blade, posso prendere questa. Poi ci posso mettere il manico appunto del Bolster Glaive.
si chiamano? Booster Glaive. Questo qua è una combo definitivamente migliore di quella di prima, comunque molto meglio. Altre due armi rotte sono la sega ossa con il manico di prima dei rovi e la lama dello spadone del destino con il manico della alabarda. Un sacco di range. Allora, vediamo un attimo. Hai detto la siga. Però la siga ce l'ho già. Poi non l'ho toccata, eh. Che deva la cosa? Ah, ok. Le dito la siga. Ma sì, cioè, se uno deve fare le combinazioni, mi sembra quante armi ci stanno in sto gioco, 26 armi base. Tu, cioè, hai 26 armi con 26 moveset, fai 26 per 26 combinazioni. A voi a te de roba, ci sarà sicuramente un sacco di combinazioni broken che la gente ancora non avrà trovato. Figurati, 26 per 26 sono già tante, eh. Quante sono, per curiosità? 26 per 26. Sono 676 combinazioni. Cioè, tu pensa che se tu volessi fare veramente il malato, no? Se volessi veramente farlo, e ti potresti fare il new game più 26, a questo punto, sì. Ti prendi tutte le armi, 26... No, te ne serve di più. No, perché per ogni arma ti servirebbero 26 handle, no? Giusto? Quindi vuol dire che con 26 playthrough tu hai abbastanza handle per un'arma. Devi farti New Game 676. Se giochi questo gioco 676 volte, puoi farti ogni arma del gioco. Poi, devi, ovviamente, visto che puoi prendere al massimo 7 Moonstone a run, e ovviamente 676 playthrough non bastano. No, bastano. Quelli bastano, i playthrough bastano. Mamma mia, ridicoli. Ma se vuoi fare veramente, veramente la persona che cappa tutto, non solo ne hai 676, ma poi puoi farla la versione puramente fisica o la versione ibridata con l'elemento. Quindi puoi fare la versione con Advance, senza, capito? Quindi moltiplica per 3 il numero di playthrough. Ti puoi fare 1000 passa playthrough per arrivare a tutto cappato. Sono 16-18. 1800 qualcosa playthrough. Ah yes! Sì, sì. Mi sembra assolutamente il minimo. Se trovate qualcuno che non ha fatto ancora 1800 playthrough, ragazzi, potrei prenderlo in giro. Dice, scusa, ma ancora non ho fatto 1800 playthrough. Dice, ti vedo un po' debole. Mamma mia, il naso, ragazzi. Ma di che cosa stiamo parlando? Cioè, una volta che tu hai il naso, no? Come fa qualsiasi altra arma a essere paragonabile al naso? Cioè, uno potenzia pure tutte ste armi, no? Ma il naso... Naso è fuori scala. Ah sì, devo fare solo un'ultima cosa. Devo andare un attimo a Malus District, a Malum District, a comprare
Guardalo. Ma che gli vuoi dire a questo naso? Emrich, grazie mille per il sub. Per 2 mesi, grazie mille, man. Eccolo qua. E adesso abbiamo veramente finito. Per questo playthrough, almeno. In realtà, appunto, gli altri possono andare anche molto più veloci. La cosa che volevo provare effettivamente in realtà è affrontare i boss con le armi speciali, perché quelle sono più belle. Più belle, poi, non è manco vero. Però sono più avanzate, sono meno lineari, c'hanno più cose particolari. Facciamo un'altra cosa che mi piace fare alla fine delle run, che è questa. Oh, yes! I'm crucified by my savior. Bass! No, non aumenta più niente, guarda. Ce l'ho il martellone sullo slot 2, no? Sì. Okay. Esatto, la soddisfazione è enorme. Allora, vediamo un po'. Motiviti. Vediamo un po' quanto aumenta. 2, 3. Allora, arrivo fino al punto in cui smetto di guadagnare il più punti per livello. Ok, si è fermato qua. Questo è 12, 11, 12, 13, 13 ha fatto, no? Okay. Cosa sarà a capire quando è tutto tipo a più 100? No, però scherzo in realtà. Perché tanto non serve. È questo. No, ma noi non facciamo i deboli. Potenziamo le stazze d'attacco adesso. Sì, vabbè, ma tanto questo gioco si rivela talmente tanto veloce, che io credo che è molto facile arrivare al K di tutte le stazze al 100, onestamente. Poi ormai, vedi, c'ho abbastanza stazze che praticamente applicare motivi di tecnica è solo una perdita di tempo, quindi tu vai là e ti metti Advance, che è l'unica effettivamente roba che serve. Giochi Advance su tutto, migliori l'elemento e basta. Perché Advance almeno ha dello scale. Questo qua pure, Advance. Non gliel'avevo dato ancora perché l'avevo finito. Perché ce ne stanno poche per playthrough oltretutto. Addirittura questo, se lo rendo quality, faccio più male. Interessante. Sì, non perdi nemmeno mai ergo veramente, effettivamente. Cioè, è tutto molto buttato lì, ecco. Infatti non sono un ultra fan di come hanno gestito quella parte della difficoltà di gioco. Perché sembra effettivamente che ti lasciano un po' troppo spazio, ecco, a... al giocatore.
Bella, maestro. Sì, poi ripeto, con i prossimi 4 quarzi volevo vedere... Dopo che ho fatto quella roba là faccio tipo uno spreadsheet e piglio tutto il best. Poi sì, come hai detto voi, avete ragione, nel senso, se uno vuole andare di one shot build, appunto riprendi quello tipo, ah, se sei al massimo, eccetera, effettivamente... E craft, cosa devo craftare? Sono tutto cappato. Immagino che a un certo punto il gioco faranno tanti di quei danni che non avrà più senso, tipo. No. Eccolo lì, il naso. Guardatelo quanto è. Quanto è swag. Ditemi che questo naso non è la roba più bella che avete visto, guardalo. Ovviamente non ci lo skill tree, esatto, si ferma alla fase 7, no? Se non c'è sta la fase 8. Se fanno un DLC sicuramente lo estendono. Damage test. As expected, direi. Sì, la roba, le cose dei mob è ovviamente. Come danni inflitti chiaramente anche noi adesso iniziamo a essere veramente alti. C'è un recovery molto lungo però. Dopo l'ultimo attacco conviene rollare perché se stiamo in idle ci mette veramente tanto tempo. Mazza, danno anche un botto di anime in più comunque, eh. Vedo che anche il naso Sasagi ha molto bene. Dicevo, sono stati abbastanza gentili con i trofei, a dire il vero. Potrò mettere roba molto più difficile da ottenere. Tipo appunto K lo skill tree e robe del genere. L'hanno fatto anche in Sekiro. Non sarebbe stato nulla di nuovo.
E le cose si fermano a più 2, infatti. Questo qua è, queste qua sono le cose che volevo vedere pure. Quindi si sono fermati, cioè, effettivamente a livello di equipaggiamento le cose non scalano più. Quindi più 2 è il massimo. Perché ovviamente loro dicono, vabbè, più New Game più 1, più 2, mettiamo un po' più di effort a farli, perché effettivamente se vuoi un giocatore che non vuole save scammare o non vuole fare più playthrough, se farà New Game più 1, New Game più 2, poi vabbè, lasciamo così. Chiaramente sì. Quindi in realtà praticamente le uniche cose di valore sono le full moon. Sono le full moon normali e quelle speciali. Intendo nei New Game Plus oltre il secondo, se hai già preso tutto. E poi se ti vuoi prendere qualche clone delle armi, i quarzi, quelli che ancora. Almeno 4 quarzi precisamente. E poi basta in realtà, cioè solo se ti vuoi appunto le moon, se ti vuoi potenziare le cose. Però effettivamente adesso a me nulla non impedisce, cioè non c'è niente che non impedisce tipo di andare direttamente. Di rushare effettivamente le cose. Capito in che senso? Penso che ovviamente fermarsi non ha veramente più senso, no? Quindi puoi aggiungere il New Game Plus X più 6. Perché poi che voi lo sapete? Fino a che gioco, cioè fino a qual è il cap del New Game? Perché a un certo punto smetterà di diventare più difficile, no? Aspetta che affiliamo il naso. Sei alla quinta run addirittura. A New Game. Nel New Game più 4. Ora ragazzi, apriamo questo naso elettrico, togliamo subito il papà. Oltretutto ancora non ho manco utilizzato la moneta del danno sui puppet. Fammi i danni.
sì. Sì, bisognerebbe vederlo da Mine. Ovviamente, se l'han fatto. Va bene, ragazzi, io vi ringrazio per aver visto questa live e niente, noi ci vediamo alla prossima. Bella, ragazzi.